Pensiamo un po' alla Pasqua su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? E allora è giunto il momento di pensare alla Pasqua. Però prima permettetemi di ricordarvi che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette super professionali per creare in casa comodamente e facilmente tutti i prodotti della creatività, colori, colle, medium, stucchi. Trovate tutte le ricette homemade. Qui c'è anche un grandissimo comparto di paste modellabili fatte in casa, fantastiche. È l'ultimo nato che splende irraggiato dal sole, il grande libro del colore, il colore in cui troverete tutto, ma proprio tutto sul colore, come formarlo, come crearlo fisicamente, come raggiungere una tonalità, ma anche la storia, le curiosità, tutto sul colore, come interpretarlo e soprattutto come utilizzarlo a vostro vantaggio senza esserne mai vittima. E allora i miei due libri vi aspettano in tutte le librerie, sia fisiche che online. Bene, adesso basta parlare e andiamo a creare delle splendide gallinelle di Pasqua, porta ovette, ma anche se volete segnaposto. Andiamo sul piano di lavoro e vediamo come si fanno le gallinelle pasquali. Ed ecco l'occorrente per creare delle bellissime gallinelle pasquali che possono fungere da segnaposto o da porta ovetto. Decidete voi. Cominciamo subito. Della colla, io qui un attaccatutto, potete usare anche una colla vinilica, un attac o una pistola a caldo. Delle anime di carta igienica oppure dei rotolini di cartoncino che avete fatto voi. Io questa l'ho fatta con la copertina di un libro vecchio che ho riciclato e voilà, la differenza è assai poca. Oppure con un cartoncino bianco, quindi se non vi va l'idea di portare un rotolo di carta igienica magari in tavola come segnaposti, createvelo voi, anche se sterilizzare un rotolo di carta igienica è molto semplice, basta metterlo in forno a 180 gradi per una decina di minuti e il gioco è fatto. Un acrilico rosso e un pennello, ma potete sostituire questo con del cartoncino rosso o con un pennarello rosso. Poi dei pennarelli vari, io ho un pennarello acrilico bianco, un pennarello tipo marker beigeolino, una penna permanente nera, la matita, potrebbero servirmi tutte queste cose. Poi un altro pezzettino di cartoncino da recupero e poi un pezzettino di libro. A me piace questo un po' ingiallito perché si accorda perfettamente con la tonalità di beige dei miei rotolini. Iniziamo subito. Come prima cosa, io già qui l'ho fatto, prendo i miei rotolini di carta e con la matita traccio la circonferenza del rotolino, quindi ritaglio queste circonferenze lasciando però quattro linguette. Vi faccio e voilà, quindi piego le linguette che userò in un secondo momento. Adesso il cartoncino che rimane non lo butto via, con l'acrilico, voi potete farlo anche col pennarello, dipingo. Mi servirà qualche ritaglio, dipingo di rosso qua e là. Taglio questi pezzettini e li metto da parte. Adesso prendo il mio foglio di libro e comincio a ritagliarlo a striscioline da 4 mm circa. E metto da parte anche questa frangina. È giunto il momento di schiacciare il nostro rotolino e tagliare la parte superiore perché è troppo alta. Allora 7,5 la più alta, poi prendo l'altro rotolino e abbasso a 6, quindi le faccio di altezze diverse queste gallinelle. Con le forbici taglio un rettangolino e con le forbicine vi avvicino, faccio la crestina
della mia gallina. 1, 2, 3 e 4. Così. E ne faccio una per ogni gallina. Anche il pendulino sotto al collo, che non ricordo come si chiami, lasciatemelo scritto tra i commenti. La parte che non abbiamo utilizzato, facciamo i becchi. Se vogliamo, possiamo colorarli anche di giallo. Adesso prendiamo anche le nostre striscette di carta e tagliamone così un 5. Voilà, quindi con la forbice, quindi una sola delle due lame, arrotoliamo. Ok, preparati tutti i pezzi, decoriamo le nostre gallinelle. Faccio qualche pua qua e là. Su ambo i lati, quindi prendo la penna e attorno ad ogni pua disegno una forma circolare, quindi suona così. Su questa invece non cercate di farli bene, perché la bellezza di queste fantasie sta proprio nella loro irregolarità. Prendiamo la nostra base, sporchiamo i tassellini con la colla sul lato esterno, quindi poggiamo e facciamo aderire. Ok, non lo chiuderà perfettamente, ma tratterrà sicuramente le ovette con cui farciremo la nostra gallinella. A questo serve. Quindi da una parte, per adesso solo da una parte, mettiamo un po' di colla e poggiamo qui la crestina. Prendiamo il beccuccio, bagniamolo sulla punta e appiccichiamolo qui. Voilà, carino. E poi prendiamo un po' di codine, di ciuffetti, e appiccichiamoli da una parte all'altra. Quindi qui. Arrivati a questo punto, metto un punto di colla qui, oppure chiudo con una graffetta. Io preferisco chiudere con un punto di colla. Naturalmente poi dite a chi avrà in dono la gallinella di aprirla dalla base, così stacca il disco e rimane la gallinella integra. E voilà, la nostra prima gallinella è bella e pronta. Faccio le altre. Ed eccole qua, le nostre gallinelle belle pronte per essere regalate. Una più simpatica di un'altra. Chi preferite, galline o pulcini? E tra di loro, pulcini è qualche video fa, e tra di loro qual è la vostra preferita? Beh, io devo dire che mi piacciono tutte, non saprei quale scegliere. Sapete che c'è? Mi faccio un pollaio e me le tengo tutte. Allora, create le vostre super galline piene di uova per i vostri cari, per creare la Pasqua più divertente e creativa che ci sia. Fatemi sapere se vi piacciono lasciandomi un pollice in su e noi ci vediamo subito dopo le foto. Coccodè!
se non sono un amore, sono troppo, troppo carine. Io ragazzi le adoro, le trovo così anche vintage nel loro design, semplicissimo e nella loro veramente realizzazione. Non low cost, ma di più, degli oggettini carinissimi per adornare angolini di casa, tavole, con pochissimo impegno economico e tantissimo divertimento. Mi raccomando, fate interi pollai di galline carine e decorate la vostra Pasqua con creatività semplice. Non mi rimane che darvi appuntamento su tutti i miei social. Vi aspetto con i miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, ma vi aspetto anche su tutto il mondo social di Arte per Te, TikTok, Instagram, Facebook, dove c'è pennello bianco su fondo rosso, c'è Ombretta ad aspettarvi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!